un dibattito aperto sul grande tema della cultura. Di questo si è discusso nell'appuntamento di sabato pomeriggio nella Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo con il Faisalotto sul tema La cultura tra coordinamento istituzionale e soggettività sociale, che ha visto la presenza di un folto pubblico. Presenti in platea, numerosi rappresentanti delle associazioni culturali del territorio che hanno potuto ascoltare le proposte delle istituzioni e rivolgere loro le istanze più urgenti sul problema della valorizzazione delle attività e dei beni culturali. Tra gli ospiti anche il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, rimasto seduto in prima fila per tutta la durata dell'evento per ascoltare i relatori e, intervenendo nel finale, ha ribadito l'impegno per quelle che potranno essere le sorti dell'ex manicomio di Teramo. Poste Italiane, comunicare che le pensioni INPS saranno in pagamento da oggi, ricorda agli oltre 42.000 pensionati della provincia di Teramo, che hanno accreditato il rateo del libretto di risparmio oppure sul conto corrente Banco Posta, l'opportunità di utilizzare le carte elettroniche per il prelievo automatico del contante presso tutti gli sportelli ATM Postamat fino a 600 euro al giorno, oppure direttamente all'interno degli uffici postali senza limiti di importo e senza la necessità di compilare alcun modulo. Inoltre, vista l'affluenza che caratterizza i primi giorni del mese, Poste Italiane invita i clienti a considerare la possibilità di recarsi presso gli uffici postali anche in tarda mattinata oppure durante la fascia oraria pomeridiana. In proposito, ricordiamo che a Teramo gli uffici postali di via Giacomo Paladini e via Giacinto Pannella adotteranno l'orario continuato dalle 8.20 alle 19.05. Azzardo, non chiamiamolo gioco, è il tema della tavola rotonda che avrà luogo sabato 7 marzo con inizio alle ore 8.45 nei saloni dell'Hotel Lago Verde di Sant'Omero, organizzata dagli istituti comprensivi statali di Nereto, Sant'Omero Torano e Corropoli, Coronella e Controguerra. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Exodus, presieduta da Don Antonio Mazzi e patrocinata dal Senato della Repubblica Italiana, arriva per la prima volta nella nostra regione, dopo che, dallo scorso mese di giugno, ha avviato un percorso che l'ha portata a essere presente in numerosi comuni italiani e a Bruxelles, ospite del Parlamento europeo. L'amministrazione comunale di Bellante è presente il Lunedì delle Donne e non solo, una serata di musica e teatro in cui i protagonisti principali saranno i ragazzi del laboratorio teatrale del liceo statale Giannina Milli di Teramo. Nell'invitarvi tutti, ricordiamo quindi l'appuntamento di questa sera alle ore 21 presso il Palazzo Saliceti di Ripattoni. Un finale che lascia sicuramente l'amaro in bocca, quello vissuto ieri pomeriggio al Gaetano Bonolis di Piano d'Accio, dove i biancorossi di Mister Vivarini si sono fatti raggiungere al 91esimo da una spalla attenta e guardinga, arrivata a Teramo soprattutto con l'intento di un pareggio. Adesso il primo posto dall'Ascoli capolista è distante 4 punti e bisogna cominciare a pensare già alla prossima sfida, in programma sabato prossimo a Carrara, dove, come dichiarato dallo stesso presidente Luciano Campitelli, la squadra dovrà cercare assolutamente i 3 punti per continuare a mantenere quella tabella di marcia capace di garantire quantomeno la zona playoff. Questa ed altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi di Teramo Atri.